Ciao ragazze, benvenute alla sesta puntata di Make Up con Stella. Oggi voglio farvi vedere un make up leggero e veloce per l'estate. Iniziamo! Iniziamo con una BB cream, io uso questa di Garnier e andiamo a spalmarla sul viso come una crema. Ed ora passiamo al correttore per le occhiaie. Io uso sempre un BB cream della Garnier, questo. E andiamo a sfumarlo con il solito pennello. Andiamo a coprire i brufoletti con un correttore cremoso tipo questo di Essence. E per finire la base andiamo a fissare il tutto con una cipria color beige. Io uso questa di Catrice, sono nella zona T per avere il trucco più leggero. Se volete anche sotto le occhiaie, dove abbiamo messo il correttore, mettiamo un po' di cipria. Ora passiamo agli occhi, ma prima facciamo le sopracciglia. Per l'estate io uso solitamente un gel colorato per le sopracciglia che ha dentro anche delle fibre, io uso questo di Kiko e andiamo a metterlo come pettinandole. Ora passiamo agli occhi. Per gli occhi ho deciso di usare un ombretto cremoso ma resistente della Kiko ed è questo che è Shimmer. Poi andiamo a sfumare con due ombretti, uno color carne e uno bianco per il punto luce di Essence. Partiamo con quello di Kiko. Andiamo a metterlo sulla palpebra mobile, abbondando. Ora andiamo a sfumarlo verso l'alto con un pennello di questo genere con l'ombretto quello beige, color carne. Ora passiamo al punto luce con l'ombretto bianco. E andiamo a rimettere quello dell'inizio dell'antinato sulla palpebra mobile. E per finire il trucco degli occhi andiamo a mettere una matita nera resistente e sfumabile. Io la metto pian piano all'attaccatura delle ciglia e poi se mi voglio più effetto sfumato la sfumo di più e ne aggiungo altra. Io uso questo di Essence, ma vi consiglio per l'estate se sudate tanto, comunque sapete che vi cola, di usarne uno waterproof. Ora completiamo la base con un blush color terra, che tende anche a rosa, così facciamo contouring e blush tutto insieme. Partiamo dalla fronte. Mento e poi passiamo agli zigomi e alle guance. Lo sfumiamo un po' con il pennello della cipria. E per completare il tutto puntiamo sulle labbra. Io uso questa tinta gloss di Maybelline che rimane sulle labbra ma è anche glossata e cremosa, non le secca.
Ed eccovi il risultato. Spero vi sia piaciuto. Ricordatevi di seguire il canale Axidov Media. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazze!